Benvenuti al TG No, la disinformazione a casa vostra. In questo numero parleremo di elezioni e di sport ed elezioni e l'elezione dello sport. In ogni caso, eleggere qualcuno è uno sport nazionale? A noi sono arrivate determinate domande del tipo: ma per votare un impresentabile devo consegnare allo scrutatore la carta d'identità o basta puntargli una pistola con matricola brasa? Altro sondaggio: solo il 50% degli aventi diritto è andato a votare. Il rimanente si incazza davanti alla televisione per l'esito. Mi sono fermato davanti ad un seggio e un signore mi ha chiesto se avevo il telefonino con fotocamera incorporata. Al mio no, mi è stato proposto un iPhone di ultima generazione. Sport. Blatter rieletto è l'apologia degli impresentabili. A quanto pare, per poterlo stanare la FIFA ha dovuto usare il bygone. Ma andiamo ai nostri giornali. Il primo giornale è Il Faglio. Il titolo centrale, così come potete vedere, è votare. In Sicilia non c'è stata la stessa felicità registrata al nord. E qui si è mormorato mi voto e me lo voto sospiranno. Vespa a Porta apre la trasmissione cantando a Silvio: capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi. Elezioni. Andiamo con l'Avanzi. Hanno vinto tutti! Gli astenuti sono oltre il 40%, per nulla pentiti hanno dichiarato: ci recheremo in cabina solo alla consegna del primo solarium. A quanto pare i neoeletti hanno chiesto un anticipo sulla pensione. Ritorniamo in studio, grazie per aver scelto la nostra disinformazione. Noi ci risentiremo, ci rivedremo alla prossima. Nel frattempo, per godere di più queste nostre notizie, vi consiglio di Stefano Rosso, Colpo di Stato. E tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè.